Vi ricordate quello che chiamano il patto di Malta, che poi non è un patto? C'è chi lo chiama accordo, che poi non è un accordo, che in Europa hanno detto attenzione, è solo un documento che verrà presentato alla riunione dei ministri di tutta l'Unione Europea. Non c'è nessun patto, non c'è nessun accordo, non è un trattato, non c'è niente di vincolante. Ma Giuseppe Conte lo aveva presentato come un successo indiscusso e aveva anche detto: Salvini non deve essere però invidioso di quello che ho fatto. In pochi giorni ho fatto quello che lui non è riuscito a fare in un anno e mezzo. Ma attenzione, con Salvini prima chi c'era? Sempre lui. E sempre lui parlava con l'Europa e non è mai riuscito a cavare un ragno dal buco. Attenzione, l'ho sempre detto io nei miei video, che il patto era un bluff, un assoluto e tremendo bluff sbandierato da Conte, Di Maio e Zingaretti come un qualcosa che noi umani non avremmo mai visto prima. Scusate, che non abbiamo mai visto prima, non che avremmo. Ma era proprio la Lamorgese che settimana scorsa con voce perentoria diceva: l'accordo di Malta è vincolante. Ma era vincolante solo nella sua mente, perché non c'era nessun vincolo e non c'era nessun accordo. Ricordiamoci che la Lamorgese è sempre la stessa che ha cercato di non far uscire la notizia che sulla Sea-Watch 3 c'erano tre criminali di alto impatto, trovati poi a Messina, pericolosissimi. Ha cercato di insabbiare la notizia, ma la notizia è venuta fuori lo stesso. Quindi attenzione a tutto quello che dice, prendetelo con le pinze perché è un po' doppia faccia, un po' tanto doppia faccia. Ma ieri c'è stato quel fatidico vertice dei ministri dell'interno in Lussemburgo. E quella specie di documento di Malta è stato un vero e proprio flop. Questo doveva essere un patto che definiva la redistribuzione dei migranti automatica in arrivo in Europa e soprattutto in Italia, e chi diceva di no, sanzioni economiche, trasferimenti di soldi più bassi, eccetera, eccetera, perché chi mette piede in Italia mette piede in Europa, tante belle parole e Conte che esultava di questo grandissimo successo internazionale ed era una balla tremenda. Ma il ministro degli esteri tedesco dice ieri, lui si chiama Horst Schäfer, se i migranti da salvare aumentano, dice, allora posso annunciare domani che il meccanismo di emergenza si ferma. L'emergenza. Praticamente o me ne mandate uno al mese e già dovete dirmi grazie perché se dovessero aumentare salta tutto. Attenzione, attenzione, attenzione. Come ho sempre detto, in quel documento di Malta spacciato per un accordo, dove hanno presenziato quattro paesi, Italia, Malta e diretti interessati, Francia e Germania, dove si parlava prima di tutto solo di ONG, che sono il 10% degli arrivi. Però delle ONG si parlava solo dei richiedenti asilo che si trovano sull'ONG, cioè un 2-3%, perché gli altri sono tutti migranti illegali. Quindi si parlava forse di una redistribuzione automatica, forse su dei numeri piccoli, come diceva ieri il tedesco, se aumentano non se ne fa nulla, quindi solo dei richiedenti asilo, solo se arrivano con l'ONG e solo se sono pochi, perché se sono più di uno, due o tre, salta tutto. Praticamente sono affari dell'Italia, non dell'Europa, ma l'Italia con Conte ci ha messo in un bel guaio perché lui ha detto, in quella specie di patto di Malta che non è vero che esiste, ha detto io li faccio scendere tutti e poi li andiamo a ridistribuire. E proprio ieri Di Maio diceva baldanzoso a Salvini: tu i migranti li distribuivi in Italia, io li distribuisco in Europa. Non è vero, Di Maio non li distribuisce in Europa, era una balla contiana, non era vero niente.
era una balla della Lamorgese, non era vero niente, non c'è nessuna redistribuzione. Anzi, proprio 2 giorni fa Salvini ha mostrato un documento del Ministero degli Interni, dove si inviavano 90 migranti con redistribuzione, voi direte in Europa? No, in Italia. 30 a Terni, 30 ad Avellino e 30 non mi ricordo dove, comunque in 3 regioni d'Italia. Una era l'Umbria, una era la Campania e la terza non mi ricordo sinceramente, non ho qui davanti il documento. Quindi Salvini invece chiudeva i centri di accoglienza, non era rimasto quasi più nessuno. Invece adesso sono. Li stanno riaprendo tutti e l'Italia è al collasso con gli sbarchi triplicati, la politica del buonismo è a pieno, pieno, pieno regime. Tornando all'affermazione del ministro tedesco Horst Schäfer, quella che se aumentano si chiude tutto il discorso, è un'affermazione pesante che va a ridimensionare di gran lunga quello che continuano a chiamare l'accordo di Malta. Ma a spiegare meglio il flop di questo patto sono i numeri. Solo 4 paesi, oltre a Italia, Francia, Germania e Malta, hanno accettato di aderire alle nuove ricollocazioni dei migranti, che ricordiamo sono su base volontaria. Per adesso sono 3 o 4 i paesi dell'Unione Europea che hanno aderito al meccanismo di Malta in tema di gestione dei migranti, tra questi Lussemburgo e Irlanda. Questi sono i paesi che hanno dato già ora la disponibilità, ma dobbiamo operare perché l'accordo abbia una valenza su altri paesi, dice la Lamorgese. Non c'è un numero minimo per iniziare, ha aggiunto. Dal Viminale dunque c'è moderato ottimismo sul possibile efficacia di un accordo di questo tipo. Sono ben lontani i toni dell'annuncio dell'accordo di 4 settimane fa, di qualche settimana fa, e la Lamorgese incassa il colpo dalla Germania, dando uno sguardo alle cifre degli sbarchi, cifre che per il momento sono triplicate in Italia. E perché la Germania dice se aumentano non ne parliamo? La Germania ha detto con Salvini sono arrivate 1.000 persone in un anno. Adesso, con questo governo nuovo, gli sbarchi sono triplicati. Per quello che ha detto, attenzione, così non va bene, così non ridistribuiamo da nessuna parte. Però, come vi volevo ricordare, come vi dicevo prima, attenzione, parliamo solo di migranti clandestini. Attenzione, tutto questo polverone è solo, scusate, non di migranti clandestini, stiamo parlando solo di richiedenti asilo, che sono un 2-3% di quelli che arrivano con l'ONG, che sono il 10%, quindi stiamo parlando di numeri piccolissimi. Il problema è un altro. Sono il 97-98% di migranti illegali che entrano illegalmente in Italia che rimarranno tutti in Italia. Questo è il regalo di Conte. Porte aperte, in barba alle leggi italiane. Quindi l'Italia sta fingendo di dare una mano all'Italia sull'accoglienza, per poi lasciare i migranti a casa nostra in nome del Trattato di Dublino. Questa è la realtà. L'opposizione è già sul piede di guerra, Forza Italia al Senato con Anna Maria Bernini riassume, dice la ministra Lamorgese al termine del Consiglio UE a Lussemburgo ha detto che oggi non darà i numeri sui paesi che hanno aderito all'intesa di Malta, ma poi ha ammesso che a dire si sono stati solo 3 o 4 stati. Altro che svolta storica. L'Italia è andata incontro all'ennesimo fallimento sulla redistribuzione dei migranti. Il governo smetta dunque di dare i numeri propagandando successi inventati. È proprio quello che vi dicevo io. Era tutta una messa in scena, una balla, ma attenzione, Conte e la Lamorgese lo sapevano benissimo che era una balla, ma volevano spacciarla al popolo italiano come un successo, pensando che gli italiani fossero o sono delle persone non molto intelligenti che credono a tutto quello che gli dicono, invece non è così, lo dimostra voi che state guardando questo video, se lo state guardando fino adesso, sicuramente ne avete visti già altri miei e sapete perfettamente, avete capito perfettamente come funziona. Quindi a questo punto l'Europa sta anche avvertendo dicendo attenzione,
Quest'anno potrebbe essere peggiore di quello del 2015. E in Libia e in Tunisia dicono, attenzione anche loro, centinaia di migliaia di persone stanno per partire verso l'Italia, centinaia di migliaia. Altro che l'Italia al campo profughi. Molto, molto peggio quello che sta succedendo. E purtroppo è stato fatto fuori politicamente Matteo Salvini, il capo del partito più grande e che stava ottenendo risultati eccezionali sull'immigrazione e sulle morti in mare. Vi ricordo che dalla Germania un gruppo di persone aveva sostenuto la candidatura di Salvini al premio Nobel per la pace. Perché? Perché con la sua politica additata dagli italiani di una certa parte politica come razzista e fascista, ha salvato migliaia di vite in mare, perché le partenze sono drasticamente diminuite e togliendo le ONG davanti della Libia e sequestrandole nel porto di Licata, molte persone non sono partite perché gli scafisti non hanno potuto dare la garanzia che ci fosse una ONG a fare da traghetto. Quindi attenzione, decifrare bene le notizie che arrivano sui giornali, telegiornali italiani, perché a volte sono manipolate le notizie per condizionare l'opinione pubblica. Grazie per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video. Arrivederci.